Attenzione! Al bunker! Shane, you said you were gonna bring me to Raw. I did what you asked. Shane, listen, I'm the 5-time champ. You can't leave me here on SmackDown. These suckers are gonna tear me apart, you dig? They're gonna tear me apart. Attenzione! Eccoli! Hala, hala, hala! Perché brilla di luce propria? Oh oh! Mister Mark Henry! Ragazzi, abbiamo un nuovo messaggio direttamente dalla nostra scrivania. È Kennedy. Ciao bello! Sono Mister Kennedy, anche se non ho bisogno di presentazioni. Si dice che Teddy Long voglia organizzare un match per noi stasera a SmackDown. Io non ho nulla contro di te, ma mi sembra che T-Lo ti stia facendo un favore a metterti contro una leggenda vivente come me. Forse ti deve qualcosa. Comunque so che salirai sul ring e farai il tuo dovere. E anche io, un consiglio, stammi lontano finché non suona la campana. Cerca di non far figuracce e io vedrò di andarci piano. Saludos! Ragazzi, siamo a SmackDown, siamo contro Mr. Kennedy. Bene. E come promesso le giocheremo tutte. O meglio, lei giocherà tutte. E no, noi... beh, se c'è un 2 contro 2, robe così, giocate anche voi. E noi interverremo solo nei pay per view o quando si potrà. Non è detto che nei pay per view si potrà, eh. Quanto tempo che non vedevo Mr. Kennedy. Che bello, neanche che traducono. Ma che brutta faccia che ha però. Non è lui. Dalla faccia gli sembra un po' anche The Miz. Io mi ricordo quando faceva Kennedy la seconda volta. Adesso lo fa magari. Kennedy! Beh, comunque aveva la sua personalità anche lui, eh. Grande, il mister. È vero che poi è diventato Anderson in TNA? Lui è Ken Anderson. Mister Anderson? Ma era in... Quello di Matrix. Mio. Ma era prima in TNA o era andato dopo in TNA? No, dopo. Dopo si chiamava Mr. Anderson. And the opponent who has no chance whatsoever of victory here tonight. He hails from some inbred village of mentally deficient hicks, born to parents who happen to be first cousins. He perpetually. Hai ragione Umberto. Tempismo perfetto. Proprio mentre parlavamo di Rossi ha aggiunto sacco di letame. Well, I don't think anyone's ever interrupted Mr. Kennedy quite like that before. But if you ask me, it's a long time coming. Fai molti attacchi dal paletto, esatto. Che ti sale velocemente la finisher. Perché l'arbitro è un fantasma? È un ectoplasma. Cosa ne pensi, Pep, cosa ne pensate della nuova campionessa di SmackDown? Pep, cosa ne pensate? Siamo in due qua dentro. Perché ti dà del voi. Eccolo! Flying Elbow Smash. La nuova campionessa di SmackDown che è Ronda, no? Yeah. Mi garba, eh. Secondo me Cody vincerà il Money in the Bank. Non mi fa la finisce. Come si creerà un posto per Starmania. La Madonna, che roba! Ma non mi ha preso! Guardatevi la reaction che abbiamo fatto anche noi dalle teorie. C'è stato un problema. Su questa strada. Oh, Gesù d'amore acceso! Com'era bello, giovane. Abbiamo perso, quindi. Si vinceva quando si faceva simula. Pensate che durerà parecchio la rivalità tra Cody e Rollins? Allora, io non ho visto Raw, io mi auguravo fosse finita, perché è 2-0 per Cody.
Però se mi scrivi così mi viene il dubbio. Io vorrei finisse la svelta. Cody deve andare per un titolo mondiale, perché sennò non c'è senso che l'abbiano riportato. Chi vincerebbe in un match tra Omas contro Gigante Gonzalez contro The Great Khali? Cazzo, che gran bel match. Però io ti direi The Great Khali. Canade è offeso dall'irrispettosità di Chris Benoit. Ken Kennedy non è esattamente un uomo di poche parole, ma quando la settimana scorsa ha commentato l'entrata sul ring di Chris Benoit, questi gli ha chiuso la bocca con un pugno. Kennedy non lo dimenticherà per un pezzo. Ciò che Chris Benoit ha fatto settimana scorsa è stato assolutamente irrispettoso, ha detto Kennedy. Stavo solo giocando e divertendomi, ma lui mi ha aggredito senza motivo. Beh, ho una notizia per Chris Benoit. Con lui non giocherò più e non gliela farò passare liscia. Canade ha rifiutato di spiegare le sue intenzioni verso Chris Benoit, che vedremo stasera in un match contro Mark Henry a SmackDown. Ecco. È ancora? È giù? Non va giù. Da freccia. Basta. Siamo contro Mr. Kennedy. Vabbè. Vabbè. Mark Henry volevo dire. Non posso pensare niente dalla reunion del club, perché non l'ho vista, non li conosco. E... come no? Stai calmo. AJ Styles e Finn Balor. Sì, ma quando erano nel club io non li ho mai visti. Sì, ma il problema è che si è visto per un secondo Finn Balor, quindi sì, non so ma se io questa reunion... come posso avere un'opinione sul Bullet Club se non ho mai visto il Bullet Club? Anche questo è vero. Quindi non lo so. Buonasera ragazzi, ci dice Pietro. Cosa ne pensate della My Faction Mode? Guarda, la realtà dei fatti è che se vai sul canale YouTube troverai una puntata della My Faction, o sbaglio, e non ne troverai una seconda. Questo vuol dire tutto. Ti sei perso un bel po' di cose, Cesaro. Cesarario. Vabbè. Cesaro. Sì, allora, in casa avresti almeno più speciale, però perdonami, se uno lo sa che arriva a WrestleMania con la valigetta, non c'è più il gusto. Invece tu fai distruggere per bene tra di loro Roman Reigns e Brock Lesnar. Quello che vince è sfinito, arriva Cody e diventa nuovo campione. No, ma soprattutto se mi fai il match del Money in the Bank a inizio dell'anno e uno lo vince, poi per tutto l'anno, cioè gli altri, esatto, se poi non arriva... c'è posto a WrestleMania, sì, no, ma poi arriva WrestleMania, dice, cazzo, a fare. Arriva WrestleMania e uno si è anche dimenticato chi ha il Money in the Bank. Poi non pretendo di avere ragione, io dico solo che io il Money in the Bank lo utilizzerei così. Ho molte più probabilità di vincere. Fate lì a unificarli adesso che ancora non c'è la cintura unica per ridividerli ancora, no? E la serie di sconfitte per Chris Benoit continua, amici. La fortuna è che va avanti lo stesso il gioco. Incredibile, cazzo. Fortunatamente. Tarek Toll comunque ci ha mandato un 2007. Ha fatto il tifo con un beat. Ecco, bene. Jack in forma oggi, vedrai come andrà a finire qua. I comandi sono una cosa orribile. Una cosa orribile, come si faceva a inventare dei comandi del genere? È già iniziata la GM del 2007, settimana scorsa. Però guarda che non è semplice, perché se vincevamo noi c'era un'altra cutscene. No, sempre uguale. Dici? Sì. Sei perso
l'inizio di questa live dove abbiamo anche l'arbitro sanguinario aperto dei regali mandati da Difra. Abbiamo un nuovo messaggio. Dove? Theodore Long. La. Ah, la. Yo, campione. Spero che ti sia ripreso dall'aggressione di Ken Kennedy di settimana scorsa. So che forse vuoi vendicarti di lui, ma non ti manderò sul ring senza assistenza, perché non voglio che ci siano altre lesioni al collo e alla gola. Quindi, stasera farai squadra con Matt Hardy contro Kennedy e Mark Henry in un match di coppia. Falli secchi, campione, e buona fortuna. Per fortuna ci sarà qualcuno che mi aiuterà. Jack, alza il livello di difficoltà, ti vedo in forma. Sì. Quindi ragazzi, siamo SmackDown Tag Team Match, Benoit e Matt Hardy, che sono dei migliori amici incredibili, contro Kennedy e Mark Henry. Speriamo di riuscire a vendicarci. Oh, fate voi due. No, ma non fai niente. Ah. Io guardo. Cosa possa piacere a Mark Henry? Okay. Comunque Difra ti dice di non andare a vedere il film, che ci pensa lui. No, Difra, evita. Capisco che mi vuoi mandare al cofanetto, ma non lo guarderei quello, penso. Preferite Mark Henry, World Stronger Man o Sexy Chocolate? Sexy Chocolate. Vedi? Sempre, tutta la vita. Ecco questa, siamo capitano, già... vado proprio sul sicuro a risponderti. Tra i chips e Baywatch, ti dico i chips. Anche perché i chips sul 27 li fanno anche la domenica, che io ieri li ho visti. Ma nessuno gli dà un pugno nel frattempo. Canada! Lo fanno proprio finire. Kennedy. Bene, ma va. C'ha gli occhi fuori dalle orecchie. Non sta bene, Kennedy. Ma è un tornado. No, è un... No, è solo un ciclone. È un temporale. Per me non c'è il tag, È meglio. Un temporale. Non ho letto. Meglio, io spacco tutto. Ah, ma uno è manager, no? No. È tag. Però sono belle queste scene, cazzo. Sia all'inizio che adesso che dopo. Sono io. Ecco, attacca l'arbitro. L'arbitro ma è... tu non puoi star dentro, Vabbè. L'arbitro è normale. Se non mi squalifichi. Sta parlando. Perché l'ho attaccato. Io vorrei tanto uscire, ma non ne sono in grado. Ho smontato anche un paletto. Con Y non penso. Con cosa sei uscito? Con X. E sono uscito velocissimamente. Ok. Chi siete voi, scusate? Fammi provare a distrarre l'avversario. E lui chi è? Lui è Benoit, ovviamente. Che? Benoit? Ma dai! È impossibile che non entra! E su queste affermazioni io me ne sto fuori, perché non vorrei... Oh, c'ho la... Io stacco tutti i paletti. Aspetta. No! Vedi che l'abito continua a parlare. Io voglio solo uscire. Io voglio andare su un paletto. Cioè, ho già capito che qua ognuno vuol fare qualsiasi cosa, ma non riesce. Fly headbutt di Benoit. Kennedy è già rosso. È morto nel 99. 2. Entra. Non so come si fa a entrare. Ma è impossibile. Hai schiacciato questi qua dietro. Devo scendere dal paletto per entrare. Detto da uno che sta per diventare padre, non so come si entra. Cosa? Non mi molla, Sta contando l'arbitro, hai visto? Ma perché parla con qualcuno di qua che non c'è? Vieni a far qualcosa. Ma l'arbitro è posseduto, continua a fare così a qualcuno che... Ma perché? Devi caricarti, tieni premuto B. Allora, prima l'arbitro era un fantasma, adesso vede i fantasmi. Non lo so, c'è qualcosa di strano qua. Russian leg whip. Michel continua con la politica di giocare a caso. Certo. È quello che prendi Mark Henry. Io lo prenderei, però. Il pugno.
Tu devi dirmi. Giù! Free! Tutto non grazie a lui, eh. Ah, la focaccia! Grazie a Marcheri con i pelati che ci ha smirato. Non ho capito, La focaccia, cosa vuol dire la focaccia? La pizza o la focaccia? E poi ma che cazzo cambia? Focaccia con i pelati. Aspetta un attimo che c'è la scena. Devi capire, Umberto, che qua al nord noi certe cose non... Aspetta un attimo. Sono totalmente sconosciute. Ci siamo vendicati questa volta. Bene, bravi. Ha qualcosa da dire, Benoit? Quindi anche se avessimo perso ci sarebbe stata questa scena post match. Ma sai che hanno dovuto far doppiare tutti i wrestler? Perché cazzarola che lavorone. Vediamo cosa c'è di nuovo sul computer, in internet. Chris Benoit e Mark Henry disputeranno un table match. Due settimane fa Mr. Kennedy ha messo KO Chris Benoit a SmackDown usando la campana dopo il match di Chris Benoit contro Mark Henry. Scusate se c'era anche Matt Hardy, però. No, questo qui no. Ah, settimana scorsa Chris Benoit ha restituito il favore a Kennedy dopo un match a coppia fra Chris Benoit e Matt Hardy contro Kennedy e Mark Henry. Stasera a SmackDown Chris Benoit e Mark Henry si affronteranno in un table match che si preannuncia brutale. Anche se non ci sono notizie di Mr. Kennedy dopo l'incidente di settimana scorsa, corre voce che possa riuscire in qualche modo a intervenire nel match di stasera. Chris Benoit ha ferito Mr. Kennedy, ha detto Mark Henry parlando del table match di stasera. E Mr. Kennedy è mio amico. E sapete una cosa? L'uomo più forte al mondo non ama chi fa del male ai suoi amici. Poi gli viene voglia di fare del male a loro. Ed è proprio ciò che succederà stasera. Chris Benoit, pensa bene a ciò che potrò farti con le mie nude mani. Poi pensa a cosa ti farò con il tavolo. Qua non sarà facile perché io non so fare... Non sa usare il tavolo. Esatto, non so fare un table match. No, non ho visto il Doctor Strange, ma vado a vederlo a Milano con Difra. Nel frattempo io non vi ricorderò mai abbastanza che basta abbonarsi al canale Twitch degli Abusive Games. Siamo a 47, dobbiamo raggiungere la incredibile cifra di 100 per concorrere a prendere un Xbox Series X offerta da noi. Let me tell you, the man who did this is going to pay tonight. That's right. He's gonna pay. Mark Henry's gonna... Nobody, ma che litigano loro due, no? Nobody does that to Mr. Henry! No! Henry. Look, you idiot. Just stand there and be quiet like the Neanderthal that you are. When it's time for you to do something, I'll tell you. Adesso, adesso lo schianta sul tavolo. E la collaborazione tra i due è finita. È già finita. E una superstar ha assaggiato il tavolo. Quindi iscrivendovi al canale, abbonandovi a Twitch, e vi ricordo che se avete Amazon Prime è completamente gratuito, altrimenti è un simbolico 4,99€ al mese. Quando avremo raggiunto i 100 iscritti, i 100 abbonati, faremo dei bei bigliettini e faremo una bellissima estrazione. E il nome di colui il quale verrà estratto vincerà la nostra Xbox Series X. Io ringrazio Tony Geba, che ha le sue preferenze. Siamo qua in tre e scrive ciao Pepino. Ciao Tony! Sei sempre un grande...
German Suplex. Ciao Tony, fa piacere che non hai la preferenza verso di lui. Non mandare ciao Jack, eh. Jack deve essere quello isolato da solo. Deve ecco, imparare come fare ad alzare Mark Saluta Henry, Tony! Qui. Ciao Tony! Ti saluta proprio te! Ciao Tony! E adesso sotto per favore manda ciao Abusi! C'è solo un problema, che io non so né fare una risweep né trascinarlo. Col cozzo! Ecco! Girati e fai così. Come cazzo faccio io adesso qua? È perché è egizio. Neanche egiziano, egizio. Proprio egizio. Cioè dall'antichità. Egizio Siraghi. Amalio, dalmazio. Egizio. E se egisto. Egizio. E se qualcuno sa cosa abbiamo appena detto io e Peppino, può andare a vederselo. Zio? Ah. Alibrando? Vaffanculo! Marcari che fa una cosa del genere non si è mai visto. Incredibile, ma non me l'aspettavo infatti. No. Ma che cazzo. È buggato questo gioco perché Marcari non può fare una cosa così nella realtà. Fai una mossa vicino al tavolo. Allora adesso dobbiamo preoccuparci di riportarlo su. Ma i comandi sono veramente fatti col buco del culo, Scusate, ma... Bene. La sweep non riesco, tengo premuto, non funziona. E la Madonna, che roba! Mi ha strozzato, Ma hai alla fine si è strozzato anche lui. Attenzione! Bravo, bravo Umberto! Un po' di tutto! Che da noi un po' di tutto è già poco. Da voi, siccome il tutto è tanto, mangiare un po' di tutto vuol dire fare una buffata di quelle. Ecco. Fai un Irish Whip in direzione del tavolo. Brock Lesnar, come si fa l'Irish Whip? E adesso cerco perché bestemmio, Dio. Vero. Eccolo. Eccolo. Yeah! E allora te ti metterai una roba così da casa sul balcone e vedrai i fuochi senza arrivare. Giusto era fare un flying headbutt però. No, non quella roba qua. Che intanto continua We Want Table. RBA. Esatto. Una settimana dopo abbiamo un nuovo messaggio, ragazzi. È sempre lui, Teodoro. Yo. Come stai, campione? Stasera ne vedremo delle belle. Ascolta, durante il tuo table match, Ken Kennedy è venuto nel mio ufficio e mi ha detto che vuole affrontare te e Mark Henry domenica ad Armageddon. A me sembra un'occasione molto lucrosa e sono certo che non ti offenderai se ti darò un'altra occasione di mettergli le mani addosso. Così accoglierò la sua richiesta. Mi spiego? No. Ah! Non ho capito. Triple threat Armageddon. Lo giochiamo tutti, amici. Guerra verbale. Combattere o tacere. Nelle ultime 4 settimane, Chris Benoit e Ken Kennedy si sono letteralmente saltati alla gola a vicenda. Dopo la vivace reazione di Chris Benoit ai commenti di Kennedy sulla sua entrata, i due wrestler hanno iniziato uno scambio di ostilità che ha coinvolto anche Mark Henry. Quest'ultimo, che doveva assistere Kennedy a SmackDown, lo ha scaraventato contro un tavolo dopo essere stato insultato in pubblico da lui. Ora le tre superstar dovranno affrontarsi ad Armageddon. Ogni tanto si incanta, Per me è un tipico scontro vecchio stile, ha detto il general manager di SmackDown, Theodore Long. Una superstar dice qualcosa di cattivo e viene picchiata, trova un aiutante per vendicarsi e colpisce il suo rivale in testa con la campana.
Poi però subisce lo stesso trattamento e quando si infuria con il suo aiutante, beh, essere lanciati contro un tavolo non è molto vecchio stile. A dire il vero, non lo è nemmeno l'uso improprio della campana. Ma chi se ne importa? Avremo un match pay per view con tre superstar che vogliono farsi a pezzi a vicenda. Cosa si può chiedere di più? Storyline migliori di quelle attuali, ovviamente. Ragazzi, siamo pronti ad Armageddon. Io faccio Chris Benoit, ovviamente. Vuoi fare Ken Kennedy o Mark Henry? Vuoi fare Ken Kennedy o Mark Henry? No, non lo so, tu cosa vuoi fare? Per me è la stessa. Sembriamo bene. Gli avvoltoi del libro della giungla. Cosa facciamo? Non lo so, cosa vuoi fare? Facciamo qualcosa, va bene, cosa vuoi fare? Dai, faccio Mark Henry io, che sono bravo a fare a caso. Every, every man for himself. Non è che si schiena. Giù. E basta. Ma che si esce? Cosa? Devi schiacciare. Per uscire dallo schienamento. Il schiacciare tutti i tasti. Tutti i tasti. Sì. Ho due dita, li schiaccio tutti con due dita. Si riesce a schiacciare tutti con due dita, esci subito. Porta lo scontro all'interno della nuova area, come tra la folla. Per accedere a questa nuova area, di scontro vicini tra la transenna e premi A. Va bene, lo faremo subito. Capito? Ma chi allora si esce dal ring? È lui a farlo, che l'ha capito. Tutti che tentano di uscire dal ring, ma nessuno che ce la fa. Bastardo. Come hai fatto? Così, con questo che non dovrebbe andare. E tolgo anche quello. Ma che cazzo. E guarda, ti dirò di più. Tolgo anche l'altro. Quasi niente. Quasi tolgo i gradoni. Pep mi fa solo sottomissioni nel frattempo. Raw break. Non me li fa togliere. Rocket Launcher di Mark Henry, che se la prende anche con l'arbitro. Secondo voi come si fa ad andare sul paletto? Con Y. Ma sono uscito prima, Dio Madonna, ma che gioco di merda! Ma i comandi! Chi li ha creati i comandi? E l'arbitro non premi c'è. Questo! Questo ma ti fa cazzo. Uscire! Ma che siamo usciti tutti! Dobbiamo andare là. No, io non voglio andare là. Perché devo andare là? Per prendere. Con A, con A, Michel. Sì, ma lento come la fame sei. Ma si fanno prendere gli oggetti. Con A. Perché non me la prende? Cos'è successo? Potevano farla un po' più lontano. Ma vieni qua che non ci vedo, ma non cazzo! Non ci penso neanche! Dai! Ma va! Ma non si poteva andare su qua. Nel 2-8 si poteva andare. Ma hai fatto uscire? C'era anche il... No, ho squalificato perché ho usato l'estintore. Perché? Perché mi sembra una scena già vissuta questa. Déjà vu. Cioè non ma ragazzi, ma che cazzo è? Che io ho vinto, la squalifica? Ho vinto io perché l'ha tirato addosso a me l'estintore. Ecco, vedi. È la terza volta. È sempre io poi, è sempre io cazzo. Non lo immaginavo. Vogliamo cosa dice qua il computer? Ma dai, ma perché il triple threat vecchi non torna c'era squalifica? La calma dopo Armageddon. La calma. Il triple threat ad Armageddon sembra aver chiuso la disputa che da segna ormai. Boh, non so cosa c'è scritto. Da un mese i programmi di SmackDown. Parlando con le tre superstar, WWE.com ha scoperto che tutte considerano chiusa la questione per ragioni diverse. Anche se non ho vinto, ha detto Chris Benoit, mi sono battuto con onore contro Kennedy e Mark Henry nello stesso match. E se qualcuno di Lodo crede di avere speranza di battermi da solo, gli conviene? No, ripensarci. Non sono più arrabbiato, ha detto Mark Henry, sono un po' scosso, in effetti stento a ricordare perché prima ero così furioso. Kennedy ha commentato, se quei due buffoni credono che mi abbasserò a tornare sul ring con loro,
Vi aspetta una brutta sorpresa. Sono sicuro che la strigliata che gli ho dato gli è piaciuta, ma non intendo promuovere le loro carriere a spese della mia. In vetta a SmackDown c'è posto per una sola superstar che si chiama Mr. Kennedy. E ha aggiunto Kennedy. Comunque non l'ho fatta io, sta stronzata, l'ha fatta loro. Ma certo che l'ho fatta. Comunque io. È talmente precaricato quel gioco qua che ha vinto veramente Ken Kennedy, e scrivono questo pur avendo vinto come ha vinto. Sì. Quindi ragazzi, questo episodio della Salviamo. Season Mode finisce qui. Io vi ricordo come sempre di lasciare un voto a questo video, di iscrivervi al canale sempre se non l'avete ancora fatto. Scriveteci in live qui su Twitch, scrivete qua sotto nei commenti di YouTube, perché sì, tutto questo andrà anche su YouTube. Scriveteci su Facebook, dove vi risponderà Pepino. Scriveteci su Instagram, Telegram, Facebook e Twitter. Non scrivete niente su Instagram, perché ce lo togliamo quel social lì. Non ha ragione ad essere Instagram. Quindi ragazzi, per oggi è tutto dall'Artefice Jack. Lo specialista Michel. Dai, rimetta Pepino. Alla prossima, ciao belli.